Benvenuti Lopetti in questo nuovo episodio di Legend of Zelda Link Awakening. Oggi, in questo terzo episodio guida, o video guida, chiamateli come volete, vi farò vedere perlomeno quelle dove lo trovate. Quindi trovate 2/3, perché non so se possiate considerare una fata radiosa. Le locazioni delle fate radiose. Tipo qua ce n'è una qua. Qua siamo nella prateria Ukuku. Tipo qua sotto, dove c'era un muro da distruggere con una bomba. All'interno quanto c'è la prima fata radiosa, che sarebbe poi la fine della seconda che si può trovare in tutto il durante il gioco. Poi volendo ce n'è un'altra nel bosco misterioso, che conviene arrivarci da qua. E poi ce n'è una dentro il labirinto dei cori che in effetti è una fata. Ma non so se effettivamente è una fata radiosa, ve la faccio lo stesso vedere, perché quello che è il labirinto dei colori è una cosa opzionale. Bisogna andare per di qua, e qua c'è la fata radiosa, che siamo nel bosco misterioso in questa zona qua. Dal bosco misterioso è la prateria di Colint. Un attimo però, che per la miniatura mi servirà. Perfetta. E poi volendo c'è una fata qua sotto, qua nel labirinto. Alla fine sì, possiamo considerare una fata radiosa, o una fata regina, però... Beh, sì. Però ancora uscire altri video guida di Zelda alla fine, perché mi sono tenuti altri dei in mente, tra cui come ottenere tutte le musiche con l'ocarina, come anche ottenere in effetti l'ocarina. Per chi servirebbe, come ottenere la tunica rossa, la tunica blu, e poi anche come rubare in questo gioco. È stato un video molto corto, ma non fa niente, io vi aspetto domani, solita ora, con il prossimo video guida. Ciao Lupetti!